Allora, oggi ho deciso di farvi vedere un po' di gioielli. Vi faccio vedere quelle che sono le perle per antonomasia, ovvero sia le perle a coia, queste. Queste perle sono, vedete, tutte della stessa misura, dello stesso colore, sono perfette e sono perle pregiate, però adesso io le indosso per farvi vedere. Oddio, ecco, però hanno un'aria. Vedete subito come mi fanno signora, mi fanno una persona, sì, elegante col suo filo di pelle, però molto seria, no? Quindi, se si vuole avere invece un'aria un pochino più sbarazzina, si deve scegliere delle perle di tipo diverso. O comunque un gioiello di tipo diverso. Questo tipo di filo di perle va bene per tutte le occasioni serie, va bene per andare a un matrimonio, va bene per andare a una comunione, va bene per andare a una riunione in ufficio, però fa molto serio, fa molto, adesso non riesco più a levarlo. Fa molto serio, per cui uno magari potrebbe anche optare per qualcosa di meno impegnativo. Adesso non si tolgono più, quindi facciamo una cosa, ve la faccio vedere, vi faccio vedere qualcosa di meno impegnativo, però senza levarmi questa perché ahimè non viene più via. E quindi vi arrivo, ecco, per esempio questo è un filo di perle, queste non sono perle vere, però sono perle imitazione e potrebbero comunque essere vere. Queste sono perle, vedete, che sono state messe con dei cristalli colorati insieme. Purtroppo io ho questi. Ecco, vedete l'effetto che fa questa collana? Questa collana, per esempio, colorata così su questo abito, sta molto bene. È di perle, però avendo tutti questi cristalli colorati, ravviva l'insieme. Guardate la collana che non si riesce a levare. Ravviva l'insieme e non fa signora. Fa collana di decora, no? Ecco, non è così seria come questa che adesso indosso. Poi passiamo anche a un altro tipo di collana, adesso se la trovo perché ahimè i miei aggeggi qua. Ecco, per esempio, su questo abito posso mettere anche una collana di questo genere. Lasciate perdere il filo, non lo guardate. Questa è una collana semplicissima in madreperla con delle perline. Vedete subito su questo abito come la collana diventa il centro.